Bene, benvenuti a tutti a quest'altra nostra diretta. Benvenuti, vi vedo già in molti, siete già collegati. Voi sapete che la novità di queste ultime dirette, cioè non siamo in tanti, in realtà ci sono i fedelissimi, c'è Vincenza, c'è Marisa, c'è Daniela, però la gran parte comunque potrà ascoltarsi, diremo, questo incontro via differita. Dicevo che, allora, benvenuti. Sapete che da alcune volte, per evitare che ci siano sempre le stesse domande, evitare di ripetere, ho deciso di fare delle dirette tematiche. Quindi, abbiamo fatto la tematica l'altra volta, vi ricordate, abbiamo parlato dell'occhio. Direi che è stato molto interessante. Abbiamo parlato 2 volte dell'occhio, poi cerco di tenere tutto collegato, no? C'è stata la diretta sull'occhio. Ho fatto una pianta molto interessante. Andate a vedere il video sulla Buddleia, questa pianta bellissima che si trova in giro vicino ai fiumi, che era proprio specifica per l'occhio, pianta sconosciuta ai più, cioè la vedono, ma non sanno cosa serve. E poi i quaderni della rivista, ecco, quindi è importantissimo abbonarsi alla rivista, no? Uno si abbona alla rivista, c'è la diretta su un argomento, le piante sull'argomento e anche la rivista segue questo argomento come approfondimento. Ecco. E vi ricordo sempre che la rivista non c'è solo la parte scritta, diremo, ma c'è sempre una parte anche parlata, quindi potete ascoltarla e leggerla. E le due cose non sono uguali, perché non c'è mai nulla di uguale, non è che quello che dico adesso lo copio sulla rivista, quello che dico sulla rivista, ecco, c'è sempre, sapete, io cerco sempre di, anzi, non riesco mai a fare le stesse cose. Quando io ero a scuola, mi ricordo al liceo, scrivevo il tema, poi facevo la bella copia e facendo la bella copia lo riscrivevo, lo cambiavo completamente, no? Quindi adesso, faccio così anche adesso, no? Faccio sempre qualcosa di nuovo. Quindi adesso abbiamo introduciamo un argomento bellissimo di grande interesse che è, incominciamo a parlare della mente, adesso parleremo per molte dirette del cervello, in modo che alla fine dell'anno, alla fine di 4 o 5 anni, avremo parlato di tutto il corpo, abbiamo parlato dell'occhio, adesso parleremo del cervello, per un bel po' di puntate, poi parleremo dell'orecchio, del naso, della goccia e via via, nel giro di qualche anno. A forza di diretta, quando arriveremo alla 200ª diretta, saremo già a buon punto saremo già a buon punto sostanzialmente. Ecco. Quindi l'argomento di oggi è interessantissimo perché nel quaderno che ho scritto ho fatto proprio ho descritto un'antica cosa, ecco, a me piace tante volte ricordare le cose antiche, no? Un'antica cosa di questo figlio, il figlio di Sofocle, che voleva interdire il vecchio padre che aveva 90 anni e per interdirlo e portargli via naturalmente i suoi soldi, dice: ma sai, mio padre non si ricorda più nulla, non ha più memoria. E invece Sofocle, con la strizza, diremmo, della paura di essere interdetto, è andato dagli assistenti sociali del tempo, dai giudici del tempo e ha dimostrato, ha ripetuto tutto una sua tragedia a memoria, diremmo, l'Edipo, e ha dimostrato che lui la memoria l'aveva. Ecco, quindi, che concetto. Allora, questo cosa vuol dire? Cosa c'entra? Non può dire. Ma c'entra tantissimo perché il perdere la memoria, da una parte, non è piacevole perché non ti ricordi le cose, vai in una stanza per una ragione e non ti ricordi più perché sei andato in quella stanza. Oppure metti la macchina in un posto e non sai più dove è la macchina. Leggi una cosa e poi non te la ricordi, quindi può essere spiacevole questa cosa. Però al di là dello spiacevole, beh, Vincenza, purtroppo degli occhi abbiamo già parlato, quindi degli occhi parleremo ancora nella rivista. Tutti a bordo della rivista avremo proprio dei quaderni sugli occhi e poi ci ho fatto anche questo video. Dicevo che però stasera è dedicato, diremo, alla mente, dedicato alla memoria. Allora, dicevo che oggi è particolarmente importante perché può essere solo un fatto spiacevole, il fatto di non ricordarsi, però se per caso si accorgono che tu non hai memoria, i figli o i tuoi parenti, specialmente se hai qualche soldo o se hai qualche possedimento,
ti internano immediatamente, capito? Quindi è diventata una cosa di vita e di morte, perché se ti mettono in una RSA, sapete che entri sano ed esci disteso con qualche virus o così via. Quindi è importantissimo che noi ci teniamo solidi. Vincenza è la nostra carissima amica, bella, bionda e giovane, sui 50 anni, e che la memoria ce l'ha fortissima, però, cara Vincenza, puoi aiutare tuo marito, puoi aiutare tuo marito o tua mamma, quindi, perché c'è sempre qualcuno di noi intorno che ha questi problemi comunissimi di memoria. E poi l'altra cosa importante è che non ci sono tanti farmaci per la memoria, quindi pian piano uno decade e le cose ovviamente, se non si curano, peggiorano sempre più. Non solo, ma ci sono anche tante cose che noi vediamo su internet, sui giornali, così, che consigliano dei rimedi naturali che alcune volte non fanno nulla. Intanto saluto Giuseppe, Liliana, i vari che si stanno, Alessandro, che stanno a Chiara, che stanno collegando. Voglio dire, l'altra cosa molto importante è che alcune volte, ed è la ragione delle nostre dirette, questa, ci sono delle cose che noi leggiamo e sono cose che non servono a niente. Quindi c'è anche il grosso pericolo, diremmo, di, da una parte ci sono i farmaci, diremmo, della medicina ufficiale. Uno di questi, per esempio, è il Nootropil, un farmaco molto interessante per le fasi proprio avanzate dei problemi mnemonici e mentali. Dall'altra c'è la medicina naturale, ma spesso la medicina naturale dà delle cosettine che non servono a nulla. E quindi è importante che approfondiamo un po' il discorso e che vediamo bene quali sono le cose. Naturalmente, ecco, anche questa sera, come sempre, se ci sono, ecco, questo è l'argomento clou, diremmo, l'argomento, il filo conduttore. Però se nel frattempo qualcuno ha un altro problema, io queste dirette le faccio per voi e quindi le faccio per i miei pazienti, per i miei amici, per il mio gruppo. Se uno invece ha un altro problema, me lo chiede, ecco, chiaramente. Quindi no, è solo per dare un filo conduttore. Carissimo Piero, che qui si è collegato benissimo, e dice: Bacopa sì, ma non solo la Bacopa, ecco, ci sono tante altre cose. Innanzitutto bisogna capire perché la memoria è deficitaria in un soggetto, no? Allora, quali sono le ragioni principali? Le ragioni principali possono essere l'invecchiamento. L'invecchiamento porta che i neurotrasmettitori, che sono neurotrofici per il nostro cervello, diminuiscono. E questi neurotrasmettitori, in particolare, il più importante è l'aceticolina. E allora, questo Bacopa di cui parlava il nostro amico, è uno dei più importanti elementi e la pianta più importante per la memoria, che anche stimola l'aceticolina, non solo. Poi possono esserci anche però dei fattori, diremo, di circolatorio. Allora è il caso, per esempio, del ginkgo biloba. Quindi il ginkgo biloba può essere importante per la memoria quando, per esempio, facciamo un esempio banale: se uno ha avuto la malaugurata idea di fumare nella sua vita, sapete che anche se uno fuma per 10 anni e poi smette di fumare, i danni da fumo ci sono lo stesso, e ci sono soprattutto non solo a livello degli epiteli, ma anche a livello della microcircolazione. Allora sarà facile che questa persona, che da giovane ha fumato, poi manifesti dei danni mnemonici per colpa perché i tessuti, diremmo, sono poco irrorati. Allora, in questo caso, noi sappiamo perché quello che è importante ogni volta che noi abbiamo un problema, capire perché ho questo problema, capite? Non è che uno dice: c'è un problema e c'è uno schemino, c'è un problema e c'è un protocollo. No, c'è un problema e noi dobbiamo capire il perché. Allora, se per esempio il problema è l'invecchiamento e la carenza di neurotrasmettitori, ecco che il più interessante di tutti è questo Bacopa Morieri. E se invece c'è un problema circolatorio, perché fai le carotidi subarthroite, perché appunto c'è stato il fumo, perché c'è un problema aterosclerotico, allora il caso è il ginkgo biloba. Però il ginkgo biloba, diremo, non è una pianta da usare così, perché spinge le arterie, fa in modo che queste arterie si dilatino, e alcune volte, se tu lo usi in maniera sbagliata, può anche causare dei problemi di emorragia, capito? Quindi non è che il ginkgo biloba sia, diremo, sempre. Cioè, come tutte le cose, anche le cose naturali hanno i loro effetti collaterali e devono essere usate sempre in maniera opportuna. E poi c'è un'altra cosa ancora: in certi casi di caduta della memoria, c'è
c'è la mancanza dei fattori di aiuto del cervello, che non sono solo i neurotrasmettitori, ma ci sono anche cioè, ci sono delle sostanze, delle citochine, dei fattori di crescita, di cui il più importante è il BDNF, il Brain Derived Neurotrophic Factor, si chiama, che sono quelli che nutrono il cervello. Quindi molte volte con l'invecchiamento o col tempo questi fattori calano. Quindi sono tre elementi che dobbiamo interpretare, insomma. Tre elementi, e in base a questo si sceglie qualcosa per la memoria. Ecco, allora incominciamo a guardare. Primino usa lo Stabilium. Lo Stabilium è molto molto buono, il Garum Armoricum, perché è un omega 3 fatto proprio con l'interiora dei pesci, un omega 3 per modo di dire, si usa dai tempi degli antichi romani, e quindi è un meraviglioso prodotto che lubrifica il cervello. Io ogni mattina da tantissimo tempo prendo 3 o anche 4 compresse di Stabilium, e mi dà una buona trofismo cerebrale, proprio aiuta il cervello, la forza cerebrale. Io vedo che se non lo prendo per 4-5 giorni, le prestazioni mentali un pochino diminuiscono. Poi dice la pervinca, sì, la pervinca non è proprio indicatissima. Vincenza, non ho mai fumato nella mia vita, nemmeno mio marito. Beh, benissimo, questa è un'ottima cosa di non aver mai fumato, e quindi però vedi che hai qualche piccolo momento in cui la memoria ha quei piccoli cedimenti. Cosa ne pensi di una cura a base di nattochinasi? La nattochinasi, più che combattere ischemie cerebrali, serve per pulire le arterie. E quindi la nattochinasi è un prodotto molto interessante, apparato, cioè proprio si mette insieme molto spesso con dello iodio, si usa lo iodio, la nattochinasi, e poi c'è un elemento terzo che è la vitamina B3, e serve per pulire le arterie. Chiaro che pulendo le arterie migliora la microcircolazione, e poi col tempo. Però la nattochinasi, più che per problemi di memoria, è utile per problemi di aterosclerosi, quando hai proprio le arterie che sono ostruite, eccetera. Allora, si è messa in collegamento anche la nostra Monica, la nostra Iole. Allora, le alternative al ginkgo, adesso dico appunto le vedremo. E Matteo dice un'associazione di funghi, aminoacidi, erbe specifiche. Certo, allora, i funghi, c'è un fungo che proprio serve, anzi in realtà sono due i funghi che servono per il cervello. Il più importante è l'Erichium erinaceus, questo fungo meraviglioso che cresce in cima agli alberi, cresce in alto, no? Proprio l'idea che poi ti porta anche in alto con la mente, no? Questo fungo stupendo. Io ho fatto un composto proprio per potenziare, come sapete io proprio ho fatto dei preparati in cui metto il fungo insieme con una pianta per potenziare gli effetti del fungo. Ho fatto quindi il fitto e Erichium, no? E quindi questo è molto interessante. E poi naturalmente gli aminoacidi, però bisogna, anche di questi ne parleremo, bisogna sapere che aminoacidi usare. Per esempio, bisogna vedere se tu vuoi avere un effetto stimolante sul cervello, e lo userai per esempio l'aminoacido tirosina, o se vuoi avere un effetto calmante sul cervello, userai l'aminoacido glicina. Quindi anche lì non possiamo usare le cose a caso, insomma, ecco, sostanzialmente. E poi le erbe specifiche, adesso è quello di cui parleremo. Il melograno, la dice buonasera. La forza tirissierina certamente è importante, perché è qualcosa che questo tende a lubrificare il cervello, ed è anche, però non è proprio specifico per la memoria. La forza tirissierina si usa molto anche per le dipendenze, però non è proprio così specifica, diciamo. L'olio di nigella e l'olio di canapa. Allora, l'olio di nigella, sì, per carità, la nigella sativa mi piace molto, ma non è che si possa usare per tutto. Maometto diceva che la nigella cura tutto fuorché la morte, però vabbè, non è vero. Ecco, la nigella cura le malattie autoimmuni, la nigella sativa quindi va benissimo nella sclerosi multipla, però non va bene come stimolante della memoria. Diciamo. Analogamente la canapa alza il livello della soglia del dolore, quindi tu senti meglio il dolore, ha un effetto antinfiammatorio, però allo stesso tempo la canapa ti fa accettare anche. Ho visto recentemente un mio paziente che aveva una malattia molto grave, neurologica, lui diceva appunto: io grazie all'olio di canapa riesco a sopportare anche proprio l'idea di questa
questa malattia molto grave che sta diventando sempre più grave e che mi ha colpito. Però questo è una cosa, quindi molto utile per questo, però non serve per la memoria. Quindi voglio dire, sono tutte cose che noi in questi incontri affronteremo parlando del cervello, però non è il discorso unico, no? Vincenza ci dice della cervicale, certamente la cervicale è importante, però non è quella che fa dimenticare. Ricordiamoci che tante volte noi pensiamo alla cervicale, ma dobbiamo stare attenti che non ci sia un problema di pressione, per esempio. Ricordiamoci che la cervicale, tante volte la tensione cervicale è legata all'ansia, è legata alla tensione muscolare, è legata anche alla pressione arteriosa. Quindi è importante, ecco. Quindi direi che però non risponderei alla domanda di Paola Dotti, che non vorrei che fosse una provocazione, della zampa d'oca nel ginocchio, che capite bene che non c'entra proprio niente col discorso che stiamo trattando oggi e che poi esula molto dal seminato, insomma, non è uno dei principali problemi che abbiamo. Ecco, qui Luigi dice che ha seguito il corso sul virus e gli è piaciuto. Vi ricordo che adesso è in cantiere, diremo, il nuovo corso, che sarà il corso sullo stress. Il corso sul virus è finito, chi vuole iscriversi può certamente iscriversi. Ho fatto una bellissima diretta anche come conclusione del corso, che potete ascoltarvi, chi si iscrive, in cui ho fatto un po' la sintesi. Certamente il discorso del virus non è finito, avete saputo che anche oggi, proprio in Germania, ci sono molti casi in questo mattatoio che sono emersi e mi fa pensare che un giorno la carne di pipistrello, l'altro giorno la carne di maiale, l'altro giorno la carne di manzo, adesso in Germania, mi farebbe pensare che forse la carne, insomma, dobbiamo un po' prendere il meno possibile, insomma, o se no dobbiamo stare attenti che sia carne delle nostre zone, perché abbiamo già vissuto la mucca pazza. Adesso mi pare che stia emergendo questo discorso dei virus trasmessi. Ecco, di questo non si parla, ragazzi, però è strano che il mercato di Pechino, il mercato di Wuhan, adesso il mattatoio tedesco, ecco, qui non sono il mercato delle erbe, il mercato della Sonora, Città del Messico, dove si vendono le erbe. Quindi voglio dire, incominciano ad affacciarsi queste problematiche, che non sia che per caso il virus si possa trasmettere anche attraverso gli alimenti e anche attraverso la carne. È una domanda, ecco, qui non lo so. Io, sapete, qui ho confidenza, mi lego a voi, cioè però ecco, attenzione. In più vi ricordo che io non ho, diremmo, abbandonato gli studi sul virus. Ecco, io purtroppo per me, diremmo che così vado a letto alle 2 di notte ogni notte, studio sempre tutto, no? E quindi vi invito anche ad ascoltare il podcast di domani mattina, in cui parlerò del virus e della sua base genetica. Quindi c'è un gruppo sanguigno, il gruppo A, che è praticamente predisposto al virus, deve essere prepararsi a rinforzarsi, il gruppo 0 è più difeso, e poi ecco, quindi voglio dire, andiamo avanti in contemporanea su tutte le cose, sulle piante, sul virus, su queste nuove cose sulla mente, sullo stress, eccetera, eccetera. Quindi rimaniamo collegati e così. Ecco, la carne di agnello, caro Luca Decio, mi piace il nome Decio, ho fatto proprio un podcast su Decio Mura, ecco, quindi Decio, vatti a sentire il podcast fatto storico su Decio Mura. Comunque, la carne di agnello è una carne particolare, ho fatto proprio nel quaderno di questa settimana, che sarà proprio fatto per gli abbonati. Ho parlato anche delle cose per rinforzare degli alimenti, troverete tutta una serie di alimenti che ho selezionato per rinforzare la memoria. Allora, cosa c'è di interessante? Che la carne di agnello, diremo, è ricca di quindi è molto diversa la carne di agnello dalla carne di manzo, attenzione, ecco, la carne di tacchino, ecco, cioè, quindi non sono, io cerco di essere molto specifico e profondo nelle ricerche, no? Quindi la carne di agnello è ricca di triptofano e quindi ha un effetto
soprattutto sedativo, e quindi non ha un effetto di stimolo sulla memoria. Questo è, tra parentesi, questa cosa è molto importante che volevo dire. Ecco, rimanere attivi col cervello, leggendo libri, parlando di argomenti, certamente è utile. Il nostro cervello è anche lui una sorta di, è come un muscolo, quindi più noi ci teniamo attivi, meglio è. Ecco, l'importante è non fare come quella mia paziente una volta, che con la paura che lei, come Sofocle, di essere messa a ricovero dal figlio, dimostrava al figlio che era bravissima a fare le parole incrociate, no? Gli hai visto che brava, che le faccio del figlio, dice: mamma, ti metto all'ospizio. E dice: no, ma vedi che brava. Però lei nascostamente le copiava dalla settimana enigmistica. Il giorno settimana dopo viene con le soluzioni, lei le copiava, così faceva vedere che era brava e il figlio non la metteva nell'ospizio. Però, al di là di queste scamotage, che però le è servito certamente la signora, il fatto di allenarsi, diremo, allenare il cervello, tenersi vivi, tenersi attenti. Oggi ho visto un paziente, per esempio, che dorme 5 ore al pomeriggio e 8 ore di notte. Certamente non è positivo questo, ecco. Quindi tenersi attivi è molto importante. Si può assumere come medicina? Beh, certamente, ecco, i medicinali omeopatici, adesso ne parleremo tra un minuto, possono essere molto utili per la memoria. Ce ne sono alcuni di specifici, ne cito uno per tutti: la barita carbonica, no? E i cibi, che però non ci sono mai, ecco, dei cibi. Sapete che abbiamo parlato delle volte delle costituzioni. Il cibo deve essere dato in base alla costituzione dell'individuo. Quindi abbiamo parlato adesso della carne di agnello. Bene, la carne di agnello è molto utile, però non in tutti. La daremo quando dobbiamo sedare una persona, che sia per esempio un soggetto sanguigno, per esempio, o un soggetto biliare. Quindi ecco, c'è sempre questo concetto di dare le cose giuste alle persone giuste. Non esiste uno schemino, uno dice: prendi questo e la memoria ti schizza, eccetera, eccetera. E dopo parleremo di tutto. Ecco. Adesso stasera parleremo di molte cose, poi, come ribadisco prima, vi do delle linee guida, poi voi vi abbonate alla rivista e sui quaderni trovate proprio tutta la specificazione di tutto. Parassiti, accorda il protocollo Rivera, e disturbi. Beh, certamente i parassiti disturbano ovviamente il sistema nervoso, ma non sono l'unica cosa. Ecco, anche lì molti medici della medicina alternativa pensano che il problema sia tutto i parassiti o sia tutta la candida, però non è l'unico problema. Quindi i parassiti sono importanti. Pensate che addirittura il coronavirus può essere implicato. Il coronavirus, in alcuni casi, e questo ve lo spiegherò io un po' proprio nei prossimi giorni, lui colpisce il nervo olfattivo, manda via l'olfatto, ma poi può trasferirsi nel cervello e può causare anche lui problemi alla memoria. Quindi il coronavirus, quando colpisce il nervo olfattivo, ma anche per esempio l'herpes zoster, quando colpisce la testa, possono creare problemi alla memoria. Il nostro vecchio amico melograno rosso è del gruppo A, deve rinforzare il sistema immunitario e devi assolutamente iniziare da subito, mi spiace dire, il Fitoimmuno Plus, perché sta uscendo. Queste cose che vi dico non sono cose che mi invento, ovviamente, ecco. Le ho lette sulla Research, un giornale molto importante francese di questa settimana, e c'è questo dato di fatto: si sta identificando un particolare assetto genetico che predispone a questo virus. Come c'è l'assetto genetico, vi faccio vedere, che per esempio ci sono degli assetti genetici per cui uno per esempio non prende l'AIDS, degli assetti genetici per cui uno non prende la malaria. Ecco, ci sono anche gli assetti genetici che predispongono. Per esempio, il gruppo 0 è molto rinforzato. Ecco, quindi certamente melograno devi farlo. Alessandro Vizzoni, la meditazione certamente può aiutare, perché lo stress è un ossidante, è un infiammante per il cervello. La meditazione è un'ottima modalità di rallentare questa iperattività cerebrale, quindi fa certamente molto bene. L'olio di cocco può essere utile, certamente un bel tuorlo d'uovo che è ricco di vitamina A e vitamina D, certamente utile. Un mix, sì, adesso arriveremo a dire qualcosa di più preciso. Luigi Piro, l'analisi del sangue, certamente sono importanti, e i problemi cardiocircolatori
lo farò dopo il corso sullo stress. La vigenza della pressione bassa, e quindi diremo, valuterà il discorso dell'artrosi cervicale, no? Piero Cappelli, allora, ecco, e qui arriviamo al nostro amico Piero, no? Il nostro amico Piero è il grande innamorato dei miei libri sulla fitoterapia. Vedete, questo è un libro molto bello che costa pochissimo, sulla fitoterapia, che parla di tutte le piante, la lettera A, anche qui spesso mi fa, e dove si parla anche di questa pianta meravigliosa che è la Dragonaris paniculata. Però quello che piace a Piero in particolare è questo volume della terapia vegetale. E Piero ha un sogno, I have a dream, direbbe, come dire a Piero Cappelli, no? Come il nostro amico americano, no? Di avere il secondo volume. Questo è molto importante perché in effetti ci sono, e questo dobbiamo fare, dovete collegarvi con Piero, no? O collegarvi con scienziatura.it. Didattica, appunto, scienziatura.it, cerchiamo di fare una sorta di gruppo di sottoscrizione, cioè, per fare il secondo volume. Allora mi riaggancio a questo per dirvi una cosa molto, molto importante, no? Il farmaco più importante per stimolare la memoria è l'uperzina. Cos'è questa uperzina, questa molecola? Questa è la molecola più importante per stimolare la memoria, l'uperzina. L'uperzina è una molecola che si trova in una pianta primitiva, una pianta molto nota al mondo che è il Lycopodium. Se voi andate a guardare su internet, trovate che parla di questa pianta che si chiama Wild Moss, in inglese moss vuol dire muschio, però in realtà si parla del Lycopodio, e tutta la famiglia, ecco, questo è molto interessante, dei Lycopodi. Io ho fatto proprio su questo libro, che voi vedete, c'è proprio un capitolo dedicato a questa famiglia dei Lycopodi. Eccolo qua, vedi? C'è la famiglia delle Lycopodiacee, no? Tutta la famiglia dei Lycopodi, che sono piante molto interessanti, no? Che erano piante altissime una volta, adesso sono pianticelle piccolissime che stavano nei boschi, è una famiglia ricca di uperzina. L'uperzina è il più importante stimolante, è la più importante molecola che stimola. Cosa fa questa uperzina? Distrugge l'acetilcolinesterasi, che è l'enzima che distrugge l'acetilcolina, che è il neurotrasmettitore che tiene attivo il nostro cervello. Quindi vi ho già dato una idea. Allora, però, perché mi sono ricollegato a quello che diceva Piero, no? Perché in realtà tu, per capire, diremo, le cose, devi inquadrare sempre la pianta nella sua famiglia. Quindi tutti i licopodi hanno l'uperzina, e tante altre piante hanno, e quindi tu, per capire la fitoterapia, non devi guardarti le proprietà di ogni pianta, ovviamente, anche quelle, ma capire di che famiglia è la pianta. Faccio un altro esempio: un'altra pianta meravigliosa, facilissima da trovare, che stimola tantissima memoria, è la salvia, la comune salvia, nelle sue varie caratteristiche. Cioè, poi, naturalmente, anche qui c'è il Lycopodium chinensis, che è più potente del Lycopodium clavatum, però tutti i Lycopodi hanno l'uperzina. Stessa cosa la salvia: tutte le salvie hanno una sostanza specifica che stimola la memoria, però poi c'è la salvia rossa, che è più potente delle altre. Però uno, no, magari non è che tutti noi abbiamo i soldi per comprarci magari la pianta migliore, però l'importante è sapere che la famiglia ha quelle caratteristiche. Quindi quando io parlo di salvia, parlo della famiglia delle labiate. Quindi vuol dire che la salvia, il rosmarino, tutte queste piante hanno un effetto di stimolo sulla memoria. Questo è interessante. E torniamo a rispondere a qualcuna. Il Renato Spiccia. Ecco, beh, la perdita di sangue durante l'ovulazione è una cosa che può essere, capite? Ci può essere, e vuol dire che c'è una mancanza di progesterone che non si aggancia bene alla fine della fase estrogenica. Quindi lei dovrebbe prendere dell'agnocasto, e dovrebbe certamente sparire questo problema, caro Renato. Leandro, invece, i latticini, beh, dipende tante volte di che latte si parla. Certamente, se io prendo il latte
della centrale XY che viene da mucche che non si sa cosa mangiano, che viene tirato via questo, quella, e qui il latte industriale, eccetera, però un latte buono, diremmo, dalle mucche che mangiano erba, diremmo, e che hanno tutte, che ha tutte le loro problemi, può andare bene se uno non ha delle intolleranze. Certamente il latte buono, perfetto, non è che sia di per sé un... Fatto un librettino su questo argomento che se volete potete anche richiederlo a Scienza Natura perché mi interessa che si porti avanti questo discorso. Noi dobbiamo portare avanti proprio anche l'agricoltura per il nostro paese, questo è molto importante. E l'agricoltura è fatta, non è l'agricoltura industriale, è fatta di cose buone fatte bene e purtroppo poco si vede di latte buono. Poi il latte buono, perfetto dei vecchi tempi, diremo, era sicuramente un latte molto positivo. Mia nonna mangiava sempre polenta e latte la sera e il latte che si mungeva, diremo, era un latte che le faceva benissimo ed è morta vegliarda in perfetta funzione cerebrale. Io sono del gruppo zero, dicono che è più difficile prendere, cioè, certamente Vincenzo, tu hai tutte le fortune e quindi hai la pressione perfetta, sei biondo, sei bello e anche sei gruppo zero, quindi Vincenzo, ragazzi, è la più fortunata. E invece Antonio Pitea, ho un grande cruccio, non poter consigliare in concomitanza di l'estate ginza, beh, certamente il ginkgo biloba, come ho già detto prima, non è una panacea. Il ginkgo biloba è una pianta che spinge e quindi facilmente induce delle emorragie. Quindi, caro Antonio, devi rivolgerti più all'icopodio, devi rivolgerti più alla salvia, devi rivolgerti più al fungo ericium e ad altre, devi rivolgerti a un'altra pianta ottima che spesso noi dimentichiamo per il cervello, che è la centella asiatica, altra pianta interessantissima per questo argomento. Le fiale prima del vaccino non riesco a trovarle, le fiale prima del vaccino si chiamano Visel. Tu vai su scienzanatura.it e le trovi certamente, quindi non c'è problema. Quindi sono molto semplici, cara Daniela. Luca, l'ericium ne ho appena parlato, penso buonissimo, è il fungo del cervello, il fungo l'ericium stimola proprio il BDNF, stimola anche la crescita delle cellule cerebrali. Ecco, ricordiamoci che il nostro cervello non è una sfera di cristallo, ma è qualcosa di plastico e anche lui ha una pur piccola capacità rigenerativa. Quindi l'ericium permette di mantenere intatta la capacità di rigenerativa del cervello, quindi dei cicli di ericium e erinaceus o dei cicli di fitoericium sono molto importanti per il nostro cervello. È quello che io uso molto spesso anche per il malore di Parkinson, per esempio. Quindi certamente è molto importante. Allora, Sam Mulas, si parla solo di memoria o anche di altre? Beh, allora, questa sera io parlerei di memoria prevalentemente perché per delimitare, diremo, il campo. Però certamente possiamo anche parlare di altre problematiche che però affronteremo più avanti, quindi possiamo parlare anche di depressione, possiamo parlare, però il filo deve essere quello. Sì, le mucche mangiavano l'erba, perché ci sono ancora mucche che mangiano l'erba. Ci sono dei latti adesso, c'è per esempio in Val Padana un posto dove c'ha le mucche Guernsey, il quale lui c'ha il latte quando c'è l'erba, ti dà il latte, quando c'è l'erba non ti dà più il latte. Quindi ci sono ancora persone che fanno delle cose buone. Ecco, certamente, cara Mulas, alcuni farmaci. Alcuni farmaci certamente favoriscono l'Alzheimer, per esempio le benzodiazepine assunte per più di 3 mesi, studio canadese, non mio, favoriscono l'Alzheimer. Stefano dice: cosa si può consigliare ad uno studente universitario per i suoi studi? Ma c'è la cosa più utile da dare quando uno studia per studiare. Senza farsi prendere dall'ansia, per studiare in tranquillità, è la teanina. O consuma un bel po' di tè verde, diremo, lasciandolo sempre in infusione per almeno un quarto d'ora, così viene rilasciata anche la teanina, oppure prendere compressi di teanina che sono molto, molto utili. I funghi ericium si possono assumere per lunghi periodi, no? Io direi normalmente conviene fare magari una ventina di giorni, poi sospendere 10 giorni e poi riprendere. Ecco, quindi certamente non ci sono delle controindicazioni particolari.
Beh, Vincenza, non so, deve esserci dei problemi con la connessione perché mi pare che tutti qui ci sentano. Cristina, Chiocco, ecco qua, fuori tema. Beh, tra l'altro, Cristina, sei una mia cara paziente, per cui va bene. Prurito su tutto il corpo, il prurito su tutto il corpo, in genere è legato. Allora, ci sono due tipi di pruriti: c'è cioè il prurito senile che viene agli anziani, e questo è un problema proprio neurologico del soggetto anziano, ma in genere il prurito è indice sempre di un problema intossicatorio, quindi deve fare drenare il fegato, il tarassaco per esempio è molto utile, la bardana, sono tutte piante della stessa famiglia. Ecco, ritorno al discorso. Conoscere la fitoterapia vuol dire conoscere, inquadrare sempre le piante nella famiglia. Quindi io so che le piante della famiglia del composite che faremo nel prossimo volume che Piero adesso raccoglierà questa sottoscrizione. Le piante del composite, queste piante amare, di cui c'è anche il carciofo, la cicoria, oggi è stato nei campi, c'era tantissima cicoria, per esempio, di cui è utile il fiore della cicoria, è bellissimo questo fiore azzurro, no? Tutte le piante di questa famiglia sono drenanti e aiutano naturalmente anche il prurito, purendo il fegato. L'ABM può far bene, ma non è proprio specifico. Eccoci qua. Le statine, beh, certamente le statine, hanno, le statine, basta pensare che le statine bloccano un punto del rifornimento energetico del mitocondrio, da cui poi si forma, tutta una serie di grassi, diremmo. E i grassi sono la componente maggiore del nostro cervello. Quindi, ovviamente, anche uno stupido capirebbe che il privare la sintesi di grasso nel nostro cervello favorisce l'Alzheimer. Quindi, uno sarà contento di avere il colesterolo basso, però non è neanche più contento perché non saprà neanche più cos'è il colesterolo, naturalmente. Ecco, l'oculista mi ha detto che il flash nell'occhio che ho avuto può dipendere dal microcircolo. Allora, per rinforzare il microcircolo, certamente può essere interessante il ginkgo biloba, sostanzialmente, però bisogna vedere perché il ginkgo biloba potrebbe spingere troppo. Io ti consiglio un rimedio omeopatico che si chiama Vertigoel, che serve per il microciclo di tutto, e riprende una compressa mattina e sera. Dove posso trovare l'upertina? Si chiama con la H, uperzina, con la H, uperzina. Si può trovare, come dico, in queste piante che ho citato, sono queste piante primitive, che sono anche nei boschi, comunque, che sono i licopodi, va bene, poi, come dico nei miei quaderni, approfondirò bene questo discorso. La menta può fare bene alla mente? Beh, certamente, è un caso che la menta, insomma, ecco, diremo, però non so, la menta fa parte della stessa famiglia della salvia, il nome salvia deriva da salus, tra l'altro, la menta è della stessa famiglia della salvia e del rosmarino, tutte piante labiate che fanno bene anche. Allora, quindi uno può fare anche un miscuglio, diremo, di queste piante, si fa una bella tisana di queste piante e questo certamente può essere utile per questo. Ah, oggi c'è anche la mia vecchia amica Nadia Mondi da Milano, quindi oggi sono contento di dare il benvenuto anche a Nadia, che spero che interverrà con qualche sua idea. La salvia e il rosmarino nel mio giardino, ne ho due piante. Ma non so come usarla. Allora tu prendi la salvia, delle belle foglie di salvia, tu abiti nel Salento, ci sarà della salvia meravigliosa, perché la salvia e il rosmarino e le labiate crescono meglio nel clima caldo, nel clima mediterraneo. Prendi una ventina di foglie di salvia e le metti nell'acqua, le fai bollire per una decina di minuti, poi filtri questa salvia e te la bevi poi al mattino. E questo è una cosa meravigliosa. Pensate che appunto il nome salvia deriva dal concetto che i latini dicevano la salvia cura tutte le malattie, era la pianta che più usata dai nostri antichi romani. Per aiutare un paziente dopo un'emorragia cerebrale, naturalmente dopo un ictus, ci sono delle piante specifiche, diremmo, beh, a parte c'è un prodotto omeopatico che è il fosforo. Fosforo 30CH ha proprio un effetto molto, molto specifico, ma anche la bacopa che ci davo prima può essere molto utile dopo una mia emorragia cerebrale. E anche la perilla. Poi vi ricordo anche un'altra cosa interessante, il caffè. Il caffè
che noi beviamo, bisogna non eccedere, ma il caffè ha un effetto positivo, bevo uno o due caffè al giorno sul nostro cervello e sulla memoria. Ricordo che il caffè è una pianta della famiglia delle rubiacee, la stessa famiglia della china, per esempio, no? Di cui abbiamo tanto parlato anche per i virus, e quindi può essere un buon caffè, può essere molto positivo, ecco, questo certamente. Allora, vediamo qui, incominciamo a venire delle persone che hanno visto che c'era la diretta. Vi ricordo che le dirette saranno adesso per un po' di tempo sempre o il lunedì, ci sarà sempre l'annuncio su Facebook del giorno in cui faccio la diretta. Per contrastare il colate pylori si può usare l'ho detto altre volte, ma comunque si può usare la curcuma, che è specifica per è poi un battericida, e poi lo zenzero, quindi usare sempre lo zenzero. Io lo zenzero lo prendo spessissimo come tisana, come candito, eccetera, eccetera. Quindi è assolutamente importante, no? Vincenza, del gruppo zero, sei fortunato, tua parte ha fatto questo bel regalo. La pillola contraccettiva, beh, ma certamente la pillola anticoncezionale, ce n'è una in particolare che fa molto male, che è la JAZ, quindi ve la ricordo proprio perché questa è una pillola che in Italia la usano tranquillamente, nel mondo ha creato dei tantissimi problemi questa pillola. Queste pillole possono creare delle trombosi, delle microtrombosi a livello delle gambe, soprattutto stranamente, non so perché, della gamba sinistra, e poi queste trombosi possono determinare anche degli ictus. Quindi bisogna stare molto attenti con la pillola, che oltre ad avere tanti altri problemi, inficia molto certamente anche la memoria. Ecco, benvenuto Giovanni. Lucia, cosa si deve usare per depurare il fegato? Per depurare il fegato, citavo prima, tutte le erbe amare delle famiglie delle composite, va bene, o delle asteracee, quella trovata per composite, per cui può essere carciofo, bardana, cicoria, tarassacco, tutte queste erbe, che sono anche erbe di uso di impiego comune, che si possono usare anche proprio per mangiare, sono tutte piante di depurazione epatica. Leandro Rossi, a che diluizione deve essere usato l'arsenico? Dipende per come lo vuoi usare l'arsenico. Se uno ha una diarrea acuta, deve usare Arsenicum Album 200 CH 3 grammi, ma passa meravigliosamente. Se uno invece vuole usare l'Arsenicum Album per rinforzare difese nei confronti del virus del Covid-19, usa Arsenicum 30 CH 3 grammi al mattino per un po' di tempo, per 5 giorni a settimana, per esempio. E direi che tutto sommato ci sono dei paesi in cui, paesi da 1 miliardo e 300 milioni di abitanti come l'India, che hanno avuto meno morti dell'Italia. E quindi voglio dire, ricordiamoci questi concetti. In India cosa dicono di fare? Dicono di fare lo yoga, di fare la meditazione, di prendere Arsenicum Album. Sono tutti stupidi i miliardi e 300 milioni di abitanti indiani? No, non sono dei poveracci, ma non sono certo stupidi. E quindi ricordiamoci che c'è stata, vi ricordo anche proprio domenica, è stata la giornata mondiale dello yoga. Queste sono cose interessanti che bisogna certamente approfondire. Brunella, mio padre è morto di Alzheimer, ora ce l'ho anche mia madre. Beh, allora Brunella devi attivarti, certamente, e perché sapete che purtroppo noi siamo i nostri genitori, l'ereditarietà è molto importante. La prima cosa che mi viene in mente così a passare è di prendere della curcumina. La curcumina è un potente antinfiammatorio a livello cerebrale e previene un po' le placche, queste placche, diremmo, amiloidee che sono dell'Alzheimer. E poi certamente la bacopa moriae che ho citato prima e certamente anche la salvia è certamente utile, e anche sarà utile che tu prenda qualche caffettino, insomma, anche quindi un paio di caffè, ecco, tutte queste cose qua insieme dovrebbero prevenire. Cosa può consigliare una donna di 60 anni che è eccessivamente sotto stress lavorativo e ha dei vuoti di memoria che possono essere fatali? Beh, insomma, allora, lo stress lavorativo ovviamente bisogna cercare a un certo punto di moderarlo, no? Di moderarlo. Quindi teniamo conto che
che vi spiegherò nel corso dello stress, quando faremo il corso dello stress, che lo stress uno può sopportarlo fino a un certo punto, però proprio per quanto sia forte, a un certo punto poi si può crollare sotto stress. Quindi, diciamo, cosa posso consigliare su due piedi? Insomma, teniamo conto lo stabilium, per esempio, può essere una buona cosa da dare proprio per vivere un po' meglio lo stress. Poi c'è un sale che è il kalium fosforicum, che anche quello può essere molto utile per lo stress, perché poi sotto stress non è che deve dare qualcosa che intontisca, diciamo. E poi ci sono anche delle sostanze omeopatiche, come per esempio lo stramonium, la belladonna, che sono molto utili per lo stress, e ne ho spiegate queste nel mio quaderno. Cosa si può fare per i parkinsonismi da vascolopatia? Beh, allora, per il Parkinson, vi ho detto, la cosa più interessante è proprio l'associazione tra l'aminoacido tirosina e il ginkgo biloba, che funziona molto bene nel Parkinson. Poi il fungo Ericium, ricordo il fito Ericium, molto molto bene, una o due compresse al giorno. Quindi queste sono cose molto interessanti. Poi uno può usare lo stabilium, oppure puoi usare anche il neuropesce della Solgar. Gli omega 3 fanno molto bene che nel Parkinson, naturalmente. Alcuni medici dicono che la morte cerebrale non esiste e che quelle persone possono risvegliarsi, non fanno niente per un possibile business legato alle donazioni. Ma vabbè, insomma, certamente la morte cerebrale, dopo un po' di ore, il cervello degenera, ovviamente, no? Quindi esiste anche la morte cerebrale, però non è così rapida come noi pensiamo. Ecco, ci sono tutte queste storie di risveglio del coma dopo tantissimi giorni, capite? Quindi la morte cerebrale non è certamente poi il cervello, però il cervello è un organo che sì, soffre dall'ischemia, però ne parleremo anche di questo, parleremo anche della morte cerebrale, perché è un argomento molto molto importante. Oltre al fungo Ericium, anche i reishi, sì, certamente i reishi è il fungo dell'immortalità, però non è specifico per la memoria. Direi che oltre all'Ericium, un fungo importante per il cervello è il fungo Poria coccos. Però il Poria è il fungo che calma, è quindi utile per la deficit mnemonica del soggetto agitato, e invece, diciamo, quando noi dobbiamo stimolare qualcuno che sta addormentandosi nel torpore della vecchiaia o della poca memoria, serve l'Ericium. Quindi, non so, quello è il fungo specifico. Beh, certamente nel Parkinson è logico che coinvolga, ma cos'è il Parkinson? Il Parkinson è una malattia degenerativa. Il cervello non controlla più la parte sotto. Ma perché non la controlla più? Perché tende a degenerare. Quindi ovviamente il par del Parkinson vediamo che compare dopo un po' di tempo la depressione che si associa, e noi quindi dando la tirosina come aminoacido antagonizziamo anche la depressione. E nel Parkinson certamente anche poi arriva la demenza. Il Parkinson è il momento prima, quindi deve essere curato molto bene. La neuropatia sensitiva, c'è il nostro vecchio, abbiamo parlato tante volte dell'acido lipoico, certamente che aiuta tutti i nervi periferici, l'acido lipoico. Poi ci sono anche tanti rimedi omeopatici per questo, però i rimedi omeopatici richiedono una trattazione molto specifica, e di questi tratto nei miei quaderni. Quindi voi andate sui quaderni e io parlerò di belladonna, di stramonium, di yoshiamur, di gelsemium, di nuxvomica, di ignazia, che sono tutti rimedi omeopatici che in un modo o nell'altro lavorano anche questi sulla memoria. Alla fisichella, gli omega 3 possono aiutare nel complesso, sì, nel complesso possono aiutare, però voglio dire, certamente aiutano, perché soprattutto i DHA aiutano la memoria, però sono, ecco, non sono specifici come lo stabilio, però aiutano certamente. Vi ricordo anche la musica, no? La musica nasce nel 1600, l'ho detto tante altre volte, come cura, come terapia, no? Perché, mentre adesso la musica uno dice per ballare, no? La musica nasceva come ai tempi, nei tempi antichi la gente era un po' più seria di adesso, no? Quindi la musica di Bach, la musica di Mozart nascono come musiche anche terapeutiche. Quindi le musiche di Mozart, le sinfonie di Mozart, sono stimolanti per la memoria. Se voi andate su YouTube e guardate Mozart, ci sono le sinfonie di Mozart specifiche per il cervello. Quindi invece di sentirvi le canzonette di qualche ragazzotto di oggi,
senza nulla togliere al ragazzotto, naturalmente, Mozart è il miglior modo per la memoria. La nonna o la papà o la mamma che perda la memoria, gli metti una bella cuffia e lasci 60 minuti al giorno con le sinfonie di Mozart che prendi peraltro gratuitamente da YouTube, e questo è certamente importante. La menta, che non è proprio un tonico, si aiuta un pochettino, ma non è. Per il Parkinson è bene anche la fenilalanina, ma non tanto la fenilalanina, ma soprattutto la tirosina, perché deve essere più vicina possibile al passo dopo che l'L-DOPA. Il tè verde con l'eositolo, vabbè, insomma, certamente. E per il Parkinson servono ovviamente i dopaminergici, perché nel Parkinson si perde la parte dopaminica. Per esempio, vi dico una cosa interessante, un'altra pianta, per esempio, che è ci sono delle piante specificamente anche dopaminergiche, tipo la rhodiola, perché anche questo può essere interessante. Un medico in un'intervista ha parlato di una donna che era in coma da 10 anni, con 20 giorni di digiuno, l'acupuntura si è risvegliata. Comunque, può essere, ecco, questo, però bisogna che andiamo ad approfondire questo discorso, non è che adesso tutti si svegliano, insomma, cioè, quindi può essere che comunque però il digiuno si apra un altro grande capitolo. Il nostro Decio, la differenza tra gli omega 3 e gli omega 6: gli omega 3 sono gli antinfiammatori del nostro organismo, gli omega 6 sono delle sostanze sostanzialmente infiammatorie. Quindi noi dobbiamo sempre avere noi nella nostra alimentazione prendiamo un sacco di omega 6, no? Nell'alimentazione corrente. Ci deve essere un equilibrio molto buono tra omega 3 e omega 6 a favore soprattutto degli omega 3 che hanno un effetto antinfiammatorio. Questa è la loro grande differenza. Vincenzo, la mucuna pruriens, la mucuna, e questa è una pianta, soprattutto è una fabacea, è un fagiolo, simile alla soia, che però serve soprattutto per attizzare il desiderio sessuale. E certamente molto ricca di testosterone. A questo proposito potremmo dire che gli ormoni sessuali, il testosterone in particolare, sono molto importanti per la memoria. Questo ci spiega perché quando uno diventa vecchio tenderemo a perdere il testosterone prima e la memoria poi. Ci spiega anche perché la donna che ha meno testosterone rispetto all'uomo tende ad avere più facilmente purtroppo la demenza senile. E ci spiega anche perché io spesso alle mie pazienti consiglio delle cremine di testosterone. Di ormoni bioidentici, nella fattispecie di testosterone, da spalmarsi nell'interno cosce, che fa bene per la coscia, per la libido e anche per la mente. Tutte queste cose sono tutte collegate. Quando si sciolgono le placche nelle arterie, che provocano l'ictus, non c'è la possibilità che il flusso sanguigno, no, dipende se tu le sciogli le placche bene, dando la vitamina K, la natochinasi, cioè vuol dire che io non vi ho dato a caso questa triade di kalium iodato, cioè di iodio, di natochinasi e di vitamina B3, cioè l'ho data apposta perché è una triade che scioglie le placche senza ovviamente portare i pezzi, insomma, ecco, questo. Ecco. A cosa serve il timo serpillo? Il timo serpillo è una pianta della stessa famiglia della salvia, della menta, di queste cose qua, che ha un effetto, anche questo, di stimolo, anche diremo di tipo disinfettante. Quindi il timo serpillo si usa soprattutto, l'olio essenziale è un'essenza disinfettante. E se non si ricorda i sogni, significa che ho dormito male. No, non è vero. I sogni si fanno nel momento del sonno REM. Ok, noi dobbiamo dividere il sonno, c'è la fase, ho fatto anche lì un bel podcast su questo argomento. Comunque, c'è il sonno leggero, il sonno profondo e il sonno REM. E nelle diverse fasi del sonno cambiano le onde cerebrali. Il sonno REM è quello in cui noi facciamo i sogni, va bene? Però è anche quello che è meno riposante. Tante volte tu sogni, cosa serve sognare? Sfoghi le tensioni emotive, sfoghi tutto ciò che la tua mente incamera, ma non è che non stia riposando. Quindi, delle volte tu non sogni e
ti svegli perfettamente riposato. Quindi quello che ti riposa è il sonno profondo, quindi qui tutto si rilassa, tutte le membra sono rilassate. Nel sonno REM, si chiama REM perché si dice rapidi movimenti, R sta per rapid, quindi, okay, quindi, quindi voglio dire, il sonno REM non è riposante, è detossificante e rilassante per la mente, ma non riposante per il corpo. Quindi, dopo aver sognato la notte, si sfoga, diremo, però la mattina dopo è distrutto. No? Allora, Vincenza, io direi tu devi prendere gli omega 3, non gli omega 6. Gli omega 6 si trovano in molti alimenti e quindi non c'è problema. Per mia mamma, inizio di demenza, consiglia la citocolina, ma diremo la citocolina va bene, ma io consiglierei certamente a parte gli estratti di salvia che sono molto facili da fare, eccetera, eccetera, no? E poi bisogna vedere la situazione com'è, ma io direi che la Morniera, la Bocopa Morieri sicuramente è interessante, diciamo, ecco, quindi poi bisogna vedere questa demenza, quanti anni ha, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua. Daniela Gualtieri, quanto posso influire secondo lei sul Parkinson, sull'Alzheimer, i farmaci, quanto questo? Ma tantissimo, ragazzi, perché ovviamente io vado a dare un farmaco che fittiziamente va a lavorare su un elemento che noi dobbiamo pensare che le analisi del sangue, pur importantissime, devono essere sempre correlate col quadro generale del paziente. Non è che noi possiamo vedere, uno dice, ma il paziente, mettiamo colesterolo e poi il paziente può morire, ma il colesterolo basso. Quindi voglio dire, questi farmaci sono farmaci che vanno usati con molta cautela, c'è un grosso rischio cardiovascolare, ok, però sapere che hanno sempre un influsso molto negativo sul cervello. Quindi questo è. Invece gli antiaggreganti prestrinici non hanno un influsso negativo sul cervello, ma possono favorire un'emorragia. Mi hanno prescritto il clomifene citrato per la fertilità. Ma il clomifene è un farmaco interessante per bloccare la prolattina. Se hai la prolattina alta, il clomifene può andare bene. Se non ce l'hai alta, non serve a niente, ovviamente. Non è che possiamo usare le cose così, ovviamente. No? Loredana, oltre alla risonanza magnetica dell'encefalo, della polisomnografia, quali altri esami possono diagnosticare il Parkinson? Ma direi che il Parkinson si diagnostica sul piano clinico sostanzialmente, ecco, quindi, e si vede la gravità del Parkinson, oltre che con la clinica, si vede con la risonanza magnetica cerebrale. Se ci sono i ventricoli dilatati, vuol dire che ci sono dei problemi, naturalmente, no? Paola, sogna ogni notte senza di capire perché sogni, tante volte i sogni sono premonitori e proprio oggi una signora mi ha detto, mia figlia ha sognato che il papà che era morto qualche giorno prima gli ha detto, se tu non molli, beh, questo può essere, se tu non cambi vita, diremo, e dopo non so, tu mi raggiungerai molto presto. Ta, terrorizzata, e io non avrei voglia che tu mi raggiungessi. E allora la ragazza, diremo, questa signora, la ragazza che la cura da tantissimi anni, ha cambiato effettivamente vita. Il giorno dopo ha detto, fermi lì, dopo il funerale del padre ha preso delle decisioni per la sua vita ed è molto migliorata, io ho visto. Quindi voglio dire, i sogni sono un messaggio, i sogni vanno interpretati naturalmente, ma sono spesso un messaggio che ci viene, no? E quindi vanno valutati, però devono essere interpretati da qualcuno che sappia interpretarli, ovviamente. Un tipo di Las Vegas ha ucciso 58 persone durante un concerto, poi si è scoperto che era bipolare e che prendeva il Valium. Certamente, voglio dire, il Valium crea dei problemi a livello del cervello, i bipolari sono molto pericolosi, soprattutto a livello in primavera, il bipolare si sveglia e fa delle cose pazzesche. Allora, beh, non li conosco questi due farmaci. Per una visita a Milano, io sono presente tutte le settimane a Milano, adesso vado il giovedì e venerdì, dovete
telefonare naturalmente al 347 50 52 116 come sempre, però ecco, sono un pochino sovraccarico, diremmo, di appuntamenti, quindi dovete avere un po' di pazienza. Quindi alcune volte, quindi adesso comunque io cerco di fare tutto quello che posso. Certamente la filosofia è meglio della psichiatria. Con la filosofia si capisce tutto. Se uno legge Aristotele, legge Platone, soprattutto i filosofi antichi, legge Seneca, basta, hai risolto tutti i tuoi problemi. Una bella pagina di filosofia la sera ti risolve tutto. Lo psichiatra, lasciamolo perdere, ovviamente. I psichiatri ricalcano un po' malamente quello che hanno detto i filosofi. La filosofia è quella che veramente sana la nostra. Ecco. Piero, sì, certamente a chi è interessato a contribuire, caro Piero, questo lo dico a tutti, a contribuire alla stesura di questo secondo volume sulle piante, che ci permetterà di capire poi le famiglie delle piante, quindi capire poi non solo di usare una pianta, ma di usare tutte quelle collegate che ancora la scienza magari non ha scoperto, perché capito, questo è il concetto, la scienza è limitata, invece lì noi dobbiamo usare un metodo, non solo un metodo, quello che usavano gli antichi filosofi, no? Il metodo deduttivo. Io dico questa pianta fa questo e quindi queste piante simili alla stessa famiglia forse fanno qualcosa di simile e vado a cercare. Quindi il metodo, un metodo che non è solo un metodo sperimentale galileiano che ci porterebbe a perdere tantissimo tempo. Quindi ovvio che io leggo anche libri scientifici, ma cerco di andare avanti. Voglio dire, quando Einstein ha scoperto la relatività, non è che lui ha fatto gli esperimenti, lui ha presunto la relatività e poi ha dimostrato la relatività. Quindi io cosa faccio? Io dico, so che dico podio e so anche perché fa bene per la memoria e so che tutte le piante della famiglia fanno bene per la memoria. Poi lo andremo a dimostrare, poi io so già che faranno questo, capito? Ecco il concetto dell'antico, l'antico concetto, capito? Che si coniuga a quello nuovo, ma poi se c'è solo quello nuovo. Quindi questo discorso è molto lungo, ma molto importante. Allora, io adesso direi che so che voi siete vogliosi di stare con me tantissimo, però adesso sono arrivate le 8, devo anche io so, andare a casa perché mangio qualcosina, diremo, e poi dovrò rispondere a un po' di mail e poi dovrò anche un po' studiare, perché non è che io i podcast li preparo, me li invento, non è che le dirette, per esempio per la diretta di questa sera, ieri sera ho studiato fino all'1 e mezzo e la sera prima anche, quindi ho avuto sempre in mente queste cose. Quindi torno a casa per prepararmi per la diretta che sarà tra una settimana. Vi ricordo che seguite i miei podcast, che vedrete in settimana i miei video, eccetera, e così via. Soprattutto abbonatevi alla rivista. Vi ricordo, la rivista c'è l'articolo, c'è il podcast correlato e tante cose che io nomino qui le approfondisco nella rivista. E poi serve questo per creare un gruppo, per portare avanti questo discorso della medicina naturale. Quindi siamo in estate, quindi faremo solo una diretta a settimana, però una diretta a settimana la faremo sempre. Rispondo a queste ultime domande. L'Antonietta dice: l'anatochinasi è fibrinolitica, certo, e quindi è ricca di vitamina K, però ascolta me, funziona sulle placche perché l'ho usata e è così. Quindi, allora, cari ragazzi, vi saluto tutti, ci rivediamo. Voi state in contatto con Facebook e vi dico quando sarà la prossima diretta che faremo, quindi adesso sarà certamente la settimana prossima o lunedì o martedì faremo la nuova diretta. Nella prossima diretta vedremo se approfondire l'argomento, però vi lascio un po' di suspense, se approfondire ancora il concetto della memoria o se passeremo a parlare di altri aspetti della mente, del cervello, di questa meravigliosa macchina che è molto più potente di tutti i computer. Allora vi saluto tutti. Bellissimo, è sempre piacevolissimo incontrarvi. Sono contento di questo gruppo di amici che stiamo creando tra di noi. E ciao a tutti, ciao a Titti, ciao a Monica, ciao a Loredana, a Massimo, a tutti, tutti, ciao a tutti, buona serata e state tranquilli che siete sotto la mia ala protettiva. Nulla vi può scalfire, né sul piano fisico che sul piano psichico. Quindi se avete dei problemi particolari o vi portate alla prossima diretta o me li scrivete e voi siete tranquillissimi. Ok? Arrivederci.